Ma c'è un'altra fonte di inquinamento molto moderna, che è quella delle nanotecnologie. Le particelle grandi come quelle di cui ci occupiamo noi hanno delle caratteristiche straordinarie, che non sono né quelle degli atomi né quelle dei macrooggetti. Sono straordinarie. Per esempio, certi metalli in quelle dimensioni, se attaccati insieme, acquisiscono una duttilità, duttile vuol dire si può tirare in fili, una duttilità straordinaria, acquisiscono una flessibilità straordinaria, acquisiscono delle caratteristiche incredibili. Per esempio, se io prendo delle particelle di biossido di titanio e le mescolo alla vernice, la vernice diventa battericida, cioè uccide i batteri che se ne stanno intorno. Pensate all'uso che se ne può fare in un ospedale, in una sala operatoria, in una corsia di ospedale. Se io prendo delle certe particelle, ma non particelle naturali, particelle ingegnerizzate vuol dire costruite appositamente in laboratorio, con certe forme, certe dimensioni, certe costituzioni chimiche, molto semplici fra l'altro, devono essere molto semplici. Le metto per esempio sui vetri. Questi vetri non si sporcheranno mai più, perché non sarà più possibile che qualsiasi sporcizia si possa attaccare al vetro. Pensate che già da qualche anno a Tokyo ci sono delle aziende che pulivano i vetri dei grattacieli, non so se abbiate mai visto quelle fotografie, gli ometti che andavano su altissimi, che hanno chiuso perché hanno perso i clienti. Il grattacielo, i vetri sono perfettamente puliti. Si usano moltissimo oggi, soprattutto come particelle di argento metallico, da mettere negli abiti, nei vestiti, nei tessili. Perché questo? Perché tolgono la puzza, il cattivo odore. Io ho fatto il maratoneta per tanti anni e vi posso assicurare che aprire la borsa di un maratoneta 2 ore dopo la gara è un'impresa notevole. Perché? Perché il sudore in sé non ha nessun odore. Acquisisce l'odore caratteristico quando, dopo essere stato prodotto, viene aggredito da dei batteri. Quindi l'odore del sudore non è il sudore, ma è la cacca è del batterio. Che cosa facciamo allora? Uccidiamo i batteri. Se uccidiamo i batteri, il sudore non puzza più, cosa che è giusto, corretto. Si mette l'argento dentro questi filati, soprattutto per uso sportivo, e non puzza più il sudore. Lo si mette dentro le lavatrici. In certe lavatrici, per esempio della Daewoo, si mettono queste, sono vietate negli Stati Uniti, ma permesse in Europa, si mette un bastoncino di argento e questo bastoncino d'argento viene colpito da un raggio di elettroni che provoca la formazione di nanoparticelle. Queste nanoparticelle vanno a finire nel bucato e intridono la biancheria del bucato, che pieno di argento, com'è, ovviamente non si vede l'argento, non puzzano più, hanno nessun odore. Si mettono nei condizionatori d'aria, sempre vietati in America ma permessi in Europa. Con lo stesso meccanismo io non ho più nessun odore all'interno di una stanza, anche dove si fuma, anche dove si cuoce, dove si frigge, eccetera. Tutta questa roba però, ahimè, che sta diventando sempre più comune, si mette nei cibi. Voi avete mangiato qualche barretta di cioccolato, di qualche merendina con la crosticina di cioccolato sopra. La crosticina di cioccolato contiene delle nanoparticelle, perché altrimenti senza nanoparticelle il grasso, cioè il burro di cacao, si separa e dà delle striature bianche. Voi aprite la merendina e dite: oh, che schifo, è vecchia e brutta, e non la volete più, e non la comprate più soprattutto. Se invece io metto queste particelle, non si separa più il burro di cacao, è bellissima la cioccolata, è cancerogena, ma voi siete tutti contenti perché non ha le striature bianche. Si mette nei dentifrici. Perché nei dentifrici? Perché il dente, invecchiando, fa delle piccolissime crepe. Queste piccolissime crepe, che sono invisibili all'occhio, rendono opaco il dente.
Se io riempio con le nanoparticelle che sono del dentifricio, riempio queste crepe, ecco che il dente apparentemente ringiovanisce, è più bello. Però io questa roba me la mangio, me la inghiottisco. E vabbè, pazienza. Addirittura, vedete qui, questo è un telefonino in cui c'è un programma per andare a trovare se il prodotto che voi state acquistando, che state usando, contiene nanoparticelle. C'è un elenco, perché le ditte non sono molto propense a dire che ci sono particelle dentro. Per esempio si mettono anche nei surgelati. Perché nei surgelati? Perché per esempio quelle cose che per noi italiani sono veramente una bestemmia, gli spaghetti surgelati, se non avessero le nanoparticelle sarebbero mosci, quindi sarebbero poco appetitosi da vedere. Con le particelle sono belli vivaci, quindi voi vi mangiate lo spaghetto vivace, ma ahimè, cancerogeno. Eccole qua, guardate un po', queste sono delle particelle al microscopio elettronico, proprio particelle nanotecnologiche, in questo caso di platino. Purtroppo, con tutti questi inquinanti, noi stiamo diventando troppo ingombranti per questo pianeta. Noi negli ultimi 20 anni abbiamo inquinato questo pianeta più di quanto non abbiamo fatto negli ultimi 2 milioni di anni. Con questo trend, questa tendenza, fate un po' un calcolo voi. Il pianeta a un certo punto farà uno scrollone e ci butterà fuori. Temo, credo, sono quasi sicuro. Dovete anche sapere che tutte le combustioni, nessuna esclusa, producono particelle, producono particolato. Tutte, dal fiammifero all'incendio del bosco, all'inceneritore, al cementificio, tutte producono polvere, producono particelle. E questa è proprio una particella prodotta ad alta temperatura. È sferica, fatta di una crosticina molto molto leggera e cava al suo interno. Sono fatte così. Sono fatte così, però, sono fatte tutte di cristalli. E questi cristalli sono molto molto fragili e si rompono al minimo urto e fanno questi cocci che sono relativamente grossolani, ma fanno anche coccetti molto molto piccoli. Vedete, questi sono tutti coccetti che nascono da questa particella. Quindi una particella da sola è in grado di generare centinaia o migliaia di altre particelle. Da tutte le combustioni escono delle polveri che si chiamano primarie. Primarie perché nascono subito, immediatamente, all'interno del fuoco, all'interno della mia combustione. Nascono lì. Insieme con queste polveri primarie vengono generati dei gas, ossidi d'azoto, ossidi di zolfo, ammoniaca, e dei composti organici, cioè a base di carbonio, molto molto variabili. La loro varietà dipende da che cosa io in quel momento sto bruciando. Bene. Queste polveri, questi gas, entrano in atmosfera e trovano in atmosfera dell'ozono, che è ossigeno in una forma molecolare un po' particolare, quella che si forma per esempio durante i temporali, ed è uno straterello sottilissimo che avvolge la Terra e che protegge la Terra da certi raggi malefici. Trovano vapor d'acqua e trovano dei radicali liberi. I radicali liberi sono delle parti di molecola molto molto reattive. Bene, questi gas confrontati con queste altre sostanze che trovano in atmosfera, grazie ai raggi ultravioletti della luce che accelerano e facilitano la reazione, si condensano e danno la formazione di particelle secondarie. Questa è una cosa di cui non parla mai nessuno. Queste particelle secondarie hanno caratteristiche molto critiche. Primo, in massa sono da 6 a 8 volte superiori rispetto alle particelle primarie di cui si parla quando si fa per esempio una valutazione di impatto ambientale. Quindi sono soverchianti rispetto alle altre. L'altro problema è che si formano a distanza di giorni dall'emissione dei gas. Quindi non si formano lì, ma si formano io non so dove hanno avuto voglia di spostarsi questi gas, il vento, la temperatura, la pressione. Non solo, ma queste polveri
secondarie, queste particelle secondarie, hanno la brutta abitudine di appiccicarsi ad altri inquinanti, per esempio alle diossine, idrocarburi policiclici aromatici, policlorobifenili, furani, e si appiccicano e portano a spasso queste molecole che, se non avessero questo veicolo, cadrebbero immediatamente al suolo, e invece le portano in giro. Questo è un fenomeno di cui voi dovete tenere assoluto conto quando parlerete della, spero davanti alle autorità, del deposito di gas che vi stanno per regalare. Questo deposito di gas brucerà dei gas, ci sarà una bella candela, voi la chiamate candela, in cui c'è una bella fiamma sopra. Voi per 365 giorni l'anno avrete la formazione di particelle secondarie che vi porteranno dappertutto inquinanti che magari non avete nemmeno prodotto qui, perché andranno a prendere le diossine, i furani, gli idrocarburi, chissà dove, e vi porteranno a domicilio cose che manco sono vostre. Quindi qualcuno magari inserisca nella valutazione di impatto ambientale anche questo problema, perché è fondamentale. Queste nanoparticelle, queste nanopolveri, queste polveri, però non stanno soltanto nell'aria, ma per esempio cadono sulla frutta e la verdura, cadono a terra. A volte cadono, per esempio, sull'insalata. L'insalata però voi la lavate e queste polveri se ne vanno. Ma ci sono dei vegetali come questi, per esempio, sono dei cavoli, queste è brassicace, delle cucine. Vedete un po' la superficie molto rugosa e purtroppo nessun lavaggio, nessun trattamento, bollitura. Ci sono delle donne che, per motivi che mi sfuggono, usano addirittura il bicarbonato. Non so perché. Una delle tante leggende metropolitane, il bicarbonato potremmo usare, non so, l'idrolitina dei miei tempi, uguale, non serve a niente. Comunque, potete usare quello che volete, quelle polveri ve le mangiate perché rimangono qui, in queste rugosità, non c'è niente da fare. Ma queste polveri cadono anche, per esempio, sul grano. E allora questo grano, che prima di essere macinato non è che venga lavato, viene macinato e basta, e queste polveri entrano nella farina con cui poi fate biscotti, fate la pasta, del pane. E noi abbiamo pubblicato, 2 anni fa, abbiamo pubblicato un lavoro in cui abbiamo esaminato 135 tipi di pane e biscotti presi da 16 nazioni diverse su 3 continenti, e abbiamo trovato che nel 40% dei casi questi prodotti erano inquinati da polveri antropiche vuol dire prodotte dall'attività umana. Quindi 4 prodotti di farinacei su 10 sono sporchi di questi, almeno erano nel 2009, l'abbiamo pubblicato, quindi il lavoro l'abbiamo fatto materialmente nel 2008, allora il 40% era inquinato, oggi probabilmente qualcosa di più. Guardate un po' questo è pane italiano, sono fotografie al microscopio elettronico, questo è pane italiano, queste sono particelle di tungsteno, tantalio, cobalto. Queste sono, è sempre pane, questo è un pane dell'Italia settentrionale, questo è un pane dell'Italia meridionale, e ecco qua, qui c'era argento, cobalto, tungsteno, eccetera. Io so da dove viene questo pane, ma non ho la più pallida idea della provenienza dell'inquinamento. Perché? Perché io la farina oggi, noi la farina oggi la compriamo in Austria, la compriamo in Francia, la compriamo in Ucraina, la compriamo in Canada, la compriamo in Sudafrica. Quindi io mi mangio l'inquinamento di Vancouver, Montreal, Kiev, Città del Capo, Vienna, Parigi, non lo so. Inquinamento che viene da altre città, da altre zone del mondo.